Possiamo dire, Luca, che quest'anno in particolare è davvero sempre Beh sì, calciomercato, più del più solito. del solito, in questo periodo ancora di più, si entra davvero nel vivo, perché queste sono ancora giornate di voci, ma anche e soprattutto di annunci dalla C all'eccellenza. Sì, riguardano tre categorie. Noi andiamo in ordine, partiamo dai professionisti, partiamo dal Bisceglie, che è molto attivo, non solo per il recente arrivo di Marco Romizzi. Un Bisceglie che lavora dei rinnovi di contratto che vanno in scadenza a giugno, sono quelli di Vone e Mansur, cercati tra gli altri dal Potenza, di Cittadino, che è seguito da Monopoli e Juve Stabia, e di Altobello, che è stato richiesto da Cavese, Paganese e Vispesaro. Si lavora anche per Sartore. C'è una partenza pronta, anzi più di una: il difensore Pelliccia, classe 2000, va verso la Fidelisandria, dove ritroverebbe mister Gigi Panarelli. Il laterale Tarantino va verso il Gravina, altro club appunto del girone H di Serie D. Partiranno anche Lauria, che ha delle richieste in D ed è vicino al Savoia, e Cigliano, che è in uscita in Serie C. Gli obiettivi di mercato in entrata del Bisceglie sono invece chiari: soprattutto si lavora sulla corsia destra della difesa. Piace Orlando Viteritti, del Potenza, difensore esperto di gamba. Si cerca anche un laterale under in quel ruolo, si cerca anche un terzino sinistro under in alternativa a Giron, si lavora per un attaccante e anche per un portiere under. Ovviamente protagonista di mercato è anche il Bari, che cerca tra le priorità un difensore, un laterale sinistro e un attaccante. Alla seconda voce può corrispondere Giovanni Di Noia, barese doc, centrocampista che è in forza al Chievo. Si lavora però all'intesa con il club veronese. Di Noia ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Altro nodo da risolvere è quello riguardante Simone Simeri, attaccante classe 93, cercato da Cosenza e Perugia. È stato uno dei protagonisti della prim'ora del progetto De Laurentiis, ha segnato di fatto 25 reti in 2 anni e mezzo con il Bari. Quest'anno però per Simeri solo 7 presenze, 6 in campionato e 1 in Coppa Italia, con un gol nel 4-1 al Potenza. Bari, che sta perfezionando un'uscita nel parco under, riguarda il giovane portiere Luca Liso, che va verso il prestito al San Giorgio Sedico, club del girone C di Serie D. Monopoli invece, sempre nel girone C di Serie C, che lavora per Soleri, attaccante classe 97 del Padova, cerca un attaccante. Anche il Foggia piace Vincenzo Plescia, 22enne della Vibonese, in prestito dal Renate, una punta del 98, 6 reti sin qui per lui in campionato. Scendiamo in Serie D perché c'è un addio che si approssima in casa Cerignola, è quello di Diego Alfarano, laterale classe 2000, che sta per rescindere il contratto con i gialloblu. Il Molfetta invece lavora per un esterno classe 2000, e Vincenzo Zingaro, che si prepara quindi a lasciare, lo ascoltavamo anche nel servizio precedente, la Fidelisandria. Infine notizie che arrivano dall'eccellenza, campionato fermo che attende di conoscere il proprio destino: due addii nel Barletta, che ha svincolato il difensore Michele Aprile, questo è il comunicato ufficiale, il centrocampista Leo Grazioso. C'è un annuncio in entrata che riguarda invece il Città di Mola, perché Leo Serri è di nuovo un giocatore del Mola. Si tratta di un ritorno per l'esterno classe 87, che in carriera ha giocato davvero con tante squadre. Era stato già per 4 anni all'Atletico Mola, aveva avviato la stagione con il Massafra nel girone B di eccellenza. Inoltre in casa Mola è pronto anche un altro arrivo senior, annunciato dal DS Danilo D'Ammacco in Super Mario Sport.